proprio al chiacchierare insieme su una cosa che è il mio giocattolo degli ultimi 4 anni. E sono particolarmente contenta che ci siate tutti, ma un pochettino, pelino più contento, voi non mi fate una scena di gelosia, che ci sia Giacomo Del Vecchio stasera, perché è una cosa che si rivolge fortemente alle sue competenze di epistemologo medico, quindi perché volevo presentarvi la visione che insieme a un gruppo di lavoro del CNR, l'ex Istituto di Tecnologie Biomediche con cui ho una collaborazione vecchia, non so, di 20 anni, forse anche di più. Adesso, dopo i movimenti tellurici del CNR, sono confluiti in un istituto più grande che si chiama di Studi sulla Popolazione e Politiche Sociali, però loro erano e rimangono un gruppo di informatici, anche se poi c'è anche nella comitiva anche una che in realtà viene dalle scienze umane. E quindi si ragiona insieme fra il tecnologico e l'aspetto umano della cura, perché poi si sono sempre dedicati molto a quella che 30 anni fa si chiamava l'informatica medica, adesso si chiama l'IELTS, sanità elettronica, fate come piace. Allora, glielo chiedo per favore, va in modalità presentazione e va anche avanti. Allora, la prima premessa è che l'età media degli italiani è di 45 anni. A voi vi sembrano pochi, perché 45 anni sono pochi, sì. Allora, 700 anni fa circa, il padre Dante ha scritto: nel mezzo del cammin di nostra vita erano 35 gli anni nel mezzo del cammin di nostra vita. Quindi le cose sono un po' cambiate e 45 anni come età media non è affatto piccola, perché se guardate la rappresentazione grafica delle classi di età, vedete che la classe modale, cioè quella più popolata, è 50-54 anni. Quindi in realtà siamo una popolazione in cui la parte bassa della pigna è molto più stretta della parte alta. Questo per darvi l'illustrazione plastica del fatto che siamo una società anziana. Un indice importante è l'indice di vecchiaia, che è il rapporto tra gli over 65 e il rapporto fra l'età infantile, 0-14 anni, mediamente è 173%. Significa che per ogni ragazzo o bambino fra 0-14 anni ci stanno 1,7 persone sopra i 65 anni. E questo è il dato medio, ma abbiamo ben 7 regioni che sforano il 200%, cioè ci sono due aged, per non dire anziani, per ogni nuovo nato 0-14 anni. E con il record, che lo sapete, spetta la Liguria, che probabilmente è una delle regioni geografiche più vecchie del mondo, perché l'età media più alta della nostra ce l'hanno solo il Giappone e la Germania, a quanto mi risulta. Le cose non vanno meglio se consideriamo le condizioni di salute, le malattie croniche. Questi sono gli ultimi dati disponibili Istat, si riferiscono al 2013 e sono autodichiarati. Per la classe di età 65-74 anni, il 75,6% dichiara almeno una malattia cronica. Almeno una, significa che possono avercene anche due o tre o quattro. Ma se vogliamo sapere se ce n'hanno almeno due, scendiamo, ma mica di tanto, al 50%. Quindi 65 anni sarebbe che io l'anno prossimo ho 65 anni e dovrei averci, ho il 50% di probabilità di averci almeno due malattie croniche. Una già ce l'ho perché prendo la mia pillolina per la pressione, quello è proprio il minimo sindacale. Allora, perciò siamo una popolazione anziana e sgangherata. E noi a che cosa formiamo i futuri medici nelle mie riverite facoltà di medicina? Grosso grosso, scritto grosso grosso, a fare diagnosi dei principali problemi acuti e delle emergenze. E per questo non ci sarebbe niente di male. Clicco un po' più piccolo a trattare farmacologicamente i problemi acuti ed emergenti. Mediamente escono fuori che l'idea di che cos'è un edema polmonare acuto o l'idea di un'appendicite acuta ce l'hanno e hanno pure un'idea, grosso modo, di come si tratta farmacologicamente. Ad onta di quello che si creda,
Le basi molecolari delle malattie sono discusse, sono ancora scritte più piccole, nonostante tutte le omiche, che sembrerebbe che questi ragazzi sanno solo le omiche, si studia, hanno più patologia generale e fisiopatologia di quella che ho studiato io, semplicemente perché non c'era. Per me era il pirogeno endogeno, no, le citochine, tutto l'elenco delle citochine. Ma effettivamente le studiano tanto per i primi 2 anni, già al terzo cala, dal quarto, quinto, sesto, se si accorti che non gli servono assolutamente a nulla nella vita professionale e rimangono lì. Scritto piccolo, 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 tutto il resto. Okay? Questo qui, detto da vicepresidente di corso di laurea, nonostante tutti i nostri sforzi eroici, la distribuzione è questa e il problema. D'accordo che poi anche agli esami di clinica siamo contenti se alla fine, discutendo il caso, ci dimostrano che si sono orientati dal punto di vista della diagnosi. Se poi ci ragliano qualche cosa di indirizzo terapeutico, ma tanto il retropensiero è che hanno la scuola di specializzazione o hanno la scuola di formazione specifica per imparare a prescrivere un farmaco, le basi molecolari si considerano, non si può dire che non sono importanti. Però effettivamente nella pratica di tutti i giorni non è che lo usiamo proprio così tanto, e tutto il resto Dio vede e provvede. Allora, non voglio parlarvi però di tutto il resto, ma voglio parlarvi della diagnosi. Nasce questa idea della rete dei problemi di salute proprio da una considerazione, questo è il nome del progetto che conduciamo con il CNR, HIN sta per Health Issues Network, rete dei problemi di salute in inglese. Da certe premesse teoriche. La prima premessa teorica è la diagnosi. Allora, la diagnosi è una procedura classificatoria, questo, no? Tu prendi l'irriducibile unicità di una persona e la schiaffi dentro una di queste cartelline con scritto sopra artrite reumatoide. Questo è. La malattia è intesa sempre come un evento istantaneo nel tempo. Non che quando tu faccia diagnosi continuo con l'artrite reumatoide che mi fa comodo, come esempio, che le malattie reumatiche sono proprio fortemente criteri classici per i non medici. E fai diagnosi di malattia reumatica se azzecchi due o tre criteri maggiori più almeno uno o due criteri minori. Dopodiché, e così devi arrivare almeno a 5 punti. Se arrivi a 4 punti, c'hai una quasi artrite reumatoide, ma non c'hai l'artrite reumatoide. E tu dici, scusi, ho le dita tutte storte, ho gli anticorpi, però non sei arrivato a 5 punti nello scoring system, quella è la regola, non posso farti l'esenzione per artrite reumatoide, perché c'hai una quasi artrite reumatoide. E soprattutto, non importa come ci sei arrivata, mi preoccupo relativamente di quello che ti succederà fra un mese o fra un anno, è ora, qui, che io ti appiccico questa etichetta di artrite reumatoide, quindi è un evento istantaneo nel tempo. Anche per come sono descritte sui libri e per come le esplicitiamo nella didattica ordinaria, gli facciamo vedere un fotogramma del film, gli diciamo che è un film, ma l'attenzione è talmente incentrata sul fotogramma in cui il cattivo tira la coltellata, che è fatale che gli studenti si convincano che la malattia non è il film, è il momento in cui il cattivo tira la coltellata all'eroe. Bene. Un altro modo di vedere la diagnosi, viceversa, è spostarsi da un sistema lineare a un sistema instabile e lontano dall'equilibrio. Questo disegnino è un sistema instabile e lontano dall'equilibrio. La pallina lasciata qui ci sta. Se tu ti metti lì e fai molta attenzione, poi basta una minima perturbazione e la pallina se ne rotola o da una parte o dall'altra, e qui sotto il sistema diventa molto più stabile. Allora, se passiamo da procedura classificatoria a malattia come configurazione dinamica di un sistema, in cui le cose possono anche essere più complicate di questo semplice disegnino, cioè la discesa non è liscia, ma c'ha tanti gradini, anche di qui, per cui la pallina cadendo si può fermare al primo gradino, si può fermare al secondo, può rotolare fino in fondo. Non solo, ma l'organismo spendendo energia può ritirare la pallina su, può ritirare la pallina su. Questo è lo stesso disegno fatto un pochettino più complicato, e già qui cominciate a vedere serie di stati possibili.
Qui cominciate a capire che ci sono le buche di potenziale che nel gergo si chiamano attrattori e poi ci sono i luoghi che fra un attimo vi chiamerò biforcazioni, cioè i punti di equilibrio instabile. In generale, lo dico sempre per i non medici, la vita è un fenomeno, la vita biologica è un fenomeno estremamente instabile, estremamente improbabile. Essa noi stare vivi ci pare una cosa tanto normale. Ma se voi considerate che sono svariati milioni di miliardi di cellule che collaborano tutte quante insieme e va tutto bene, capite bene che questa cosa è stare in equilibrio su un picco molto più sottile di questo. Perché in realtà è così, gli intervalli di valori all'interno del quale la vita è possibile sono strettissimi. I miei studenti dicono che possiamo stare 2 minuti senza respirare, 2 giorni senza bere, 2 settimane senza mangiare. E possiamo tollerare 2 gradi di scarto in giù rispetto ai 37 gradi di temperatura, la regola del 2, che vale veramente per la vita all'aperto. Cioè, così sapete pure questo, il primo motivo per cui muoiono le persone che si perdono in montagna è l'ipotermia. Non muoiono, non fanno in tempo, fame è impossibile, non fa, a meno che non sono cascate e quindi hanno un trauma, hanno l'emorragia, ma di solito muoiono di ipotermia. Anche d'estate, sì, anche d'estate, perché passi un'intera notte scoperto, magari bagnato a 18 gradi, comunque vai in ipotermia. Va bene, per cui se passiamo a questa considerazione della malattia, le cose cambiano completamente. Abbiamo una storia, quindi una sequenza evolutiva di stati in giù e in su, in giù e in su, in giù e in su, va bene? Adesso lasciate stare questi cosini che sono più complicati, ma vorrebbero rappresentare l'equilibrio di tanti elementi diversi del nostro sistema. E vedete che per spostarsi bisogna aumentare la spesa energetica. Il decadimento della, ahimè, vecchiaia è legato proprio al fatto che ogni volta che scendiamo una di queste buchette, poi l'energia per risalire da dove siamo partiti, non ce l'abbiamo e quindi ogni volta lasciamo per strada un po' di autonomia. Allora, quali sono le premesse? Se queste sono le premesse, diciamo, epistemologiche dal punto di vista medico e della scienza dei sistemi, le premesse filosofiche sono più nobili addirittura perché una prima folgorazione è stata leggere Essere e Tempo, uno lo studia al liceo, ma lo studia sempre in fretta perché al quinto anno non ci arrivi col programma. E invece adesso, poverino, lui si è confuso e ha pensato che il nazismo fosse il destino, il futuro storico destinale della Germania e di tutto l'Occidente. Però, al di là di questo svarione, io gli ho perdonato, l'idea che la temporalità sia una caratteristica essenziale dell'esserci, cioè dell'uomo, è invece un'idea fondamentale che ribalta la logica della filosofia tradizionale. Perché da Aristotele fino a San Tommaso e tutta la scolastica, l'unica cosa che esiste è il presente. Il passato è solo memoria del presente, il futuro è attesa del presente. E Heidegger ribalta la cosa e dice che l'autentico poter esserci sta nel futuro. Quindi la cosa più importante è l'anticipazione, perché quello che siamo veramente è sempre un pochettino più davanti a noi. Allora tu vivi nel presente, ma a vivere autenticamente, con autenticità, dice Heidegger in Essere e Tempo, significa vivere costantemente nel tentativo di anticipare, tant'è che il futuro lo chiama advenire o anticipazione. L'altro padre nobile di questo modo di pensare è Ilia Prigogine, completamente diverso, proprio anche nelle foto. Questo è un rubizzo signore russo che ha avuto il Nobel negli anni 70, mi sembra nel 72, per i suoi studi sui sistemi lontani dall'equilibrio, sui sistemi chimici lontani dall'equilibrio, dimostrando come il tempo non è reversibile. Bella scoperta, gli hanno dato il Nobel solo per dirci che il tempo non torna indietro. In chimica il tempo torna indietro, perché se voi pigliate il sale da cucina e lo mettete in acqua, NaCl messo in acqua si divide in Na più e Cl meno, questo l'abbiamo studiato tutti al liceo. Ma questo è un equilibrio dinamico, si scrive con le due freccine, una che va di qui e l'altra che va di qua. Cioè,
tanto NaCl diventa Na più e Cl meno, quanto Na più e Cl meno tornano a essere NaCl. E quindi quando tu guardi la reazione non sei più in grado di dire qual è il passato e qual è il futuro. O a scelta puoi prendere quello che è il futuro e farlo diventare passato. Quindi nella chimica all'equilibrio il tempo è reversibile. Le equazioni del moto nella fisica classica sono tutte reversibili. Basta cambiare segno al vettore e il vostro veicolo invece cammina così e cammina col tempo negativo, cioè rallenta, ma è la stessa cosa. Lui dice: no, il mondo non funziona così, il mondo, ovvero sia lui parlava dei sistemi chimici instabili, sono fatti per cui fluttuano di potenzialità e a un certo punto incontrano la biforcazione, che è questa biforcazione, cascano di sotto in una valle. E lui dice, per un sistema chimico complesso, passare una biforcazione significa produrre un cambiamento irreversibile. Tu guardi il sistema com'è nel suo stato attuale dopo la biforcazione e puoi dire solo in termini di probabilità com'era prima, non puoi dire con certezza com'era prima. La stessa cosa, guardi il tuo sistema così adesso. Sai che stai per perturbarlo, potrebbe esserci una biforcazione, il sistema si riconfigura completamente. Tu puoi prevedere solo in termini di probabilità in che modo si riconfigurerà, non hai alcun modo analitico, quindi matematico, di affermare in che modo cambierà. In questo c'è un abisso di differenza rispetto, che ne so, all'analisi matematica classica, perché tu data l'equazione di una parabola e poi dire il punto sta qui, il punto sta qui, il punto sta lì. Allora, se vi ho confuso abbastanza le idee, farei un primo break e vi chiederei se avete mai sentito parlare di queste prospettive, quindi di una visione sistemica e di sistema non complicato, non multifattoriale, ma complesso come ve l'ho descritto adesso, quindi come un della salute e della malattia come sistemi dinamici in continua evoluzione. Se nella vostra esperienza di ex discenti vi sono mai state presentate queste cose, è un po' remota per i medici presenti oggi in sala, dubito, e se nella vostra esperienza di docenti questa è più prossima, le avete mai prese in considerazione, o se per come è assolutamente lecito e per come faccio anche per come ho fatto io fino a 2 anni fa, vi sforzate solo di portare gli studenti a fare la diagnosi, cioè di ficcare la freccia al centro del bersaglio e state contenti che comunque avete servito in maniera adeguata alla società, però forse possiamo fare qualcosa di più. E mi taccio. Allora, andiamo avanti. Questo qui è un modello HIN. Come vedete, niente di Non si, speciale. ok. Non si vede? Ora si vede. Sì, ci ha pensato un attimo. Allora, questo qui è un modello HIN. Come vedete, non è niente di speciale. È un modello grafico, un disegnino. Voi dite, vabbè, ma tutto qua. Sì, tutto qua. Allora, quali sono gli elementi? I problemi di salute, che sono i box con la freccia rossa, gli archi di evoluzione, si chiamano archi perché. Adesso non sto a dirvi tutto, ma sotto questi disegnini c'è un modello matematico che si chiama rete di Petri e che consente una rappresentazione formale matematica di queste cose, quindi trattabile in maniera automatica. Per questo li chiamiamo archi, perché nelle reti di Petri questi si chiamano posti e questi si chiamano archi. E poi abbiamo il piano della rete che ha, e questo è fondamentale, l'asse orizzontale del tempo. Questo lo potete immaginare come la narrazione di una storia di malattia tradotta in un grafico, va bene? È la storia di un paziente che poi naturalmente tutto questo è asservito a un sistema di simulazione che stiamo sviluppando. Ho fatto un primo test l'anno scorso usando PowerPoint, tirandolo al massimo delle sue capacità, però nel mio sistemino PowerPoint se facevi clic su un box si apriva un riquadro con le informazioni cliniche. Le informazioni cliniche non del diabete, ma del diabete come era 3 anni fa. E poi si è aggravato e qui clic con il diabete come è al tempo zero della simulazione. Va bene?
L'asse del tempo è arbitrario, nel senso che in qualsiasi momento puoi metterci un tratteggio e passare da anni a mesi, a settimane, a giorni. La linea tratteggiata, spezzata, indica salto temporale e naturalmente bisogna che ci rimetti l'unità di misura. Allora, nel piano cartesiano, oltre al tempo, ci sono anche i livelli semantici. Questo è un esempio un pochettino più complesso di modello HIN, in cui compaiono anche il livello clinico, il livello semeiotico e il livello fisiopatologico. Allora, il livello clinico è facile, sono diagnosi, queste sono tutte diagnosi, cioè hanno tutte e abbiamo definito diagnosi come una cosa che o sta sull'ICD-9-CM o sta sull'ICPC per la medicina generale. Va bene? Quindi queste, le schede associate a questi HI, questi health issues, hanno anche il codice. Abbiamo fatto un esperimento di estrazione semi-automatica, per esempio, di cartelle cliniche dal database di medicina generale, come si chiama il prodotto più diffuso in medicina generale, io mi perdo i nomi, vabbè. Comunque sia, il sistema di cartella clinica più venduto in Italia, che è orientato ai problemi, perché il disegnino, vi ho detto, viene tradotto in rete di Petri, e la rete di Petri è un modello matematico per cui lo puoi usare per produrre automaticamente una query, cioè una stringa di interrogazione a un database relazionale come quello che sta sotto le cartelle cliniche elettroniche che si vendono, e ha funzionato. Va bene, questa è stata la prima pubblicazione che abbiamo fatto. Allora, il livello semeiotico invece è quello dove ci sono segni, sintomi e volendo anche rilievi di laboratorio. E sotto, quando questa cosa, l'anno scorso l'ho sperimentata anche al terzo anno di medicina, quando non hanno ancora la clinica, ma stanno studiando la semeiotica e la fisiopatologia, allora ci ho introdotto un livello fisiopatologico. È chiaro che mentre questo livello, e questo è popolabile teoricamente, direttamente, in automatico, in semi-automatico, dalle cartelle cliniche elettroniche, ovviamente non da quelle di carta, questo livello è proprio un livello di conoscenza implicita e va riempito a cura del docente che disegna la rete o a cura dello studente che sta facendo l'esercizio di traduzione in questo modello grafico di una cartella clinica o di una storia di malattia. Uno degli esercizi che ho fatto fare al sesto anno è stato prendere una delle storie dell'anno scorso del concorso Pegaso. Sapete, il CNR, l'Istituto per le Malattie Rare, tutti gli anni fa un concorso di medicina narrativa, l'iniziativa si chiama Il Volo di Pegaso, e ho preso una delle storie di malattia rara, l'ho data ai ragazzi del sesto anno e gli ho detto disegnate la rete di Petri. Era anche intrigante perché era la storia di una donna che ha una malattia rara, si chiama porfiria, e ha sofferto di dolori addominali per anni senza che riuscissero a farla diagnosi. Poi in qualche modo la cosa si era acquietata, comunque lei aveva imparato a vivere con questi dolori. Le nasce una figlia e questa cosa la emoziona, la coinvolge, e la figlia comincia a star male come lei. E sarà un pediatra che fa diagnosi di porfiria sulla figlia. E siccome è ereditaria, dice: allora i mal di pancia che c'avevi non era il colon irritabile. Le fanno un'analisi genetica e scoprono che anche la mamma aveva, cioè, anche carina come storia, una volta tanto l'ereditarietà ha funzionato all'incontrario dalla figlia alla madre. E i ragazzi del sesto anno si sono ammazzati per scrivere un HIN di 54 anni di vita di Antinè. Antonella si chiamava la signora, ma nel dialetto del paese la chiamavano Antinè, e di sua figlia Alessia. Questi posso dire i nomi, sono pubblicati sul numero di, boh, forse 2 anni fa, della raccolta dei racconti di Pegaso. Allora, qual è la scommessa? La scommessa è che lavorando in questo modo li obblighi a vedere la storia. Quando alla fine della sperimentazione ho chiesto loro, ho fatto una serie di focus group e tra le domande c'era anche che differenza c'è tra leggere una storia clinica scritta e vederla graficamente. Ovviamente la risposta è stata: qui vedi l'insieme e vedi le relazioni fra le parti.
il sovrappeso che ti causa la ti concausa la calcolosi della colecisti, che si complica con la calcolosi del coledro, che si complica con una pancreatite biliare, che ti aggrava il diabete. Qui si vede subito. In una storia c'è solo scritto che c'ha avuto questo, poi c'ha avuto questo, poi c'ha avuto questo, e poi da qualche parte all'atere c'è pure che l'emoglobina glicata, che stava buona buona a 5,5, è salita a 8 improvvisamente, e lei non riusciva più a tenere a posto la glicemia con la terapia di prima. E dice, quindi sia leggerle che disegnarle ci sembrano un gran bell'esercizio. Stiamo sviluppando il sistema di simulazione completo e anche un ambiente grafico per disegnarle, perché disegnarle a mano è un casino. Quali sono gli esiti di apprendimento che mi attendo da far lavorare gli studenti a questo punto, dal terzo al sesto anno, su queste cose? Che sappiano rispondere a domande come, attraverso quali evoluzioni questa persona è giunta al suo stato attuale. Quindi non mi basta che tu faccia la diagnosi, ripercorri all'indietro come c'è arrivata, e visto che sai come c'è arrivata e sai che c'è adesso, e heideggerianamente la tua anticipazione dei suoi possibili stati futuri, perché come ci ha insegnato Prigogine, non puoi sapere con certezza dove andrà. Ma tu puoi fare due o tre ipotesi con probabilità diverse di dove andrà a parare questa situazione, va bene? E hai le primitive per esprimerlo, rimane uguale. Passa attraverso un ciclo di miglioramenti, peggioramenti, miglioramenti, peggioramenti, come fanno i reumatici o come fanno le persone con la sclerosi multipla. Oppure come fanno le persone che hanno le pancreatiti ricorrenti, passano attraverso cicli di guarigione, recidiva, guarigione, recidiva. Ebbene, hanno con gli archi di evoluzione, hanno le primitive, ne abbiamo identificate 8 di primitive, ci sembra, abbiamo ormai modellato un centinaio di casi clinici diversi, anche lavorando con medici di medicina generale. Al congresso SIPEM di Napoli ho tenuto un focus group con una serie di colleghi di medicina generale, c'erano Maria Stella Padula sicuramente, c'era pure Pino Parisi, mi sembra di ricordare, c'erano gli altri due trentini, Fabrizio Valcanovere, e va bene, la compagna Norma Sartori, e poi c'era almeno un altro paio di persone. E insomma, fino adesso non siamo riusciti a trovare una storia che non riuscissimo a descrivere con HIN. Questa qui è la videata della simulazione dinamica che ho fatto su PowerPoint. Vedete che ci sta 6 tra meno 12 e T0, il passato lo stiamo misurando in mesi, e qui vedete, se vedete il mio puntatore, vedete che cambia da freccina a manina. Adesso non clicco perché chiaramente non andrebbe da nessuna parte, ma cliccando qui si apriva il box con le informazioni cliniche. Cliccando qui si apre il box con le informazioni sull'arco di copresenza che aumenta la probabilità dell'aggravamento. Vabbè, il bottone per tornare all'ultima vista, e qui c'è torna al presente, perché siamo nel passato. Dal presente era anche possibile andare al futuro a vedere se avevi indovinato le possibili evoluzioni. Allora, metodi didattici, come la valutiamo? Con la misura di vicinanza fra la soluzione dello studente e la soluzione del docente, questa misura di vicinanza scappa fuori automatico se in ambiente assistito, sotto il disegno grafico, c'è la rete di Petri, quindi c'è un modello matematico, e quindi il sistema è in grado di misurare in maniera oggettiva quanto sono lontane la soluzione che ho sviluppato io e la soluzione che propone lo studente, e poi una modifica di script concordance test. Sono un metodo. In Italia credo non li usi nessuno, forse c'è solo io che li conosce e li usa. E comunque invece in letteratura c'è molta letteratura. Sono test pensati non come scelta multipla, ma come gestione di situazioni fuzzy, si dice, cioè situazioni in cui non puoi dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Puoi solo dire è molto improbabile, poco probabile, è indifferente, è abbastanza probabile, è molto probabile. Questo è uno script concordance test pensato per le evoluzioni di complicanza. Tu hai un diabetico, hai questi dati, sulla base di questi dati un'evoluzione verso una retinopatia, come la valuti? Allora lo studente deve cogliere se ci sono segnali di allarme o no,
dire improbabile, poco probabile, indifferente. Va bene? Allora si chiamano script concordance perché il metodo di valutazione di risposta giusta scappa fuori da un consensus fra i docenti. Perché è chiaro che qui adesso voi mi dite, qui ci ho messo situazioni abbastanza normali, ma tra molto improbabile e poco probabile. Non so, Amelia, molto improbabile o poco probabile? E devi accendere il microfono, Amelia. Poco probabile, Tu è diresti giovane. poco probabile, se anch'io ho indicato poco Ah. probabile, perché è molto improbabile che cominciasse ad afficcarsi in testa che medicina di impossibile Non non c'è c'è niente. nulla. Per cui Infatti. è impossibile che gli venga con 6 e 5 di glicata, gli venga lo stesso la retinopatia. Perché? Perché sì, perché è sfigato, la sfiga esiste, solo che si chiama caso. Allora, sto andando a chiudere. Se ci degnassi di andare avanti, non so perché non va più avanti. Ah sì, bibliografia e sitografia. Allora, questi sono tre lavori che abbiamo già pubblicato. Questo è il primo storico, no, qua sotto stanno in ordine inverso, il primo storico con cui abbiamo dimostrato che riuscivamo a estrarre in maniera semiautomatica da cartelle di, guarda se mi ricordo come cazzo roba si chiama quel sistema di cartella di elettronica, fa niente. Si chiama Mille Win. Mille Win, bravo, 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 da Mille Win, grazie, grazie. Pino, cavoli, Da potevi lui, dirlo prima. Ma potevi dirlo prima. non volevo Vabbè, disturbare, non scusa, volevo disturbare, cosa te ne irrilevante. frega di Mille Win? È il No, Mille Win discorso. è solo l'azienda che ci ha dato retta e ci ha consentito di Bene. mettere le mani dentro il sistema, perché è chiaro che per vedere se funzionava, oltre ad averci il medico di medicina generale che insegna medicina generale nel mio corso di laurea, che ci ha fatto interrogare il suo database vero di pazienti per vedere se funzionava questa maratona. E funziona. Poi queste sono cose successive, quelle che sono più importanti. È quasi finito, ma è scritto a cinque mani, quindi stiamo mettendo più tempo a metterci d'accordo fra noi cinque che a scriverlo. Un articolo ampio di spiegazione di HIM su rivista. Appena sarà pubblicato questo, è praticamente già pronto l'articolo di validazione multidimensionale del modello che ho fatto con i focus group, con i medici, con interviste anche ai miei colleghi, con il test al terzo e al sesto anno, e poi uno studio di validazione sul nuovo tipo di Strict Concordance Test. E poi, e qui apro la seconda parte di discussione. Le altre professioni, perché tutto questo discorso va benissimo se parliamo di medicina, ma se invece parliamo di infermieristica, se parliamo di osteopatia, se parliamo di fisioterapia, anche loro hanno le diagnosi, va bene, le diagnosi infermieristiche secondo me non assomigliano neanche lontanamente alle diagnosi medici. C'è la Roberta Centanaro che è infermiera e E quindi sarei la coordinatrice contentissimo, del corso di infatti, laurea sarei contentissimo di di Genova, sentire il parere delle infermieristica. altre professioni. Poi, e se il soggetto non è il paziente, ma la popolazione, come cambia qui la faccenda? L'idea di transizione epidemiologica, che forse conoscete, Blomgren, nasce parlando delle popolazioni, poi noi l'abbiamo banalizzata a dire, beh, la popolazione invecchia e diventa multi. Ma la transizione epidemiologica risale al Paleolitico. Come si moriva nel Paleolitico e nel Neolitico? Come si moriva nel Medioevo? Come si è morta nell'epoca delle grandi pestilenze? Come si muore adesso? E si è dimostrata sbagliata perché siamo tornati a morire di pandemie, che secondo il modello di transizione epidemiologica. Però per dirvi che uno può anche soggetto. Poi, curiosità di esperienze didattiche analoghe, domande e commenti, faccia dubbiosa. E vi lascio il microfono.